Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Siccome vogliamo parlare della preghiera, ecco, cominciamola bene. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Deus in auditorium meum intende, Domine ad adiuvandium me festina. Abbiamo parlato del rosario, abbiamo parlato di tante cose, arriviamo al sodo. Che cos'è la preghiera vera e propria? C'è molta confusione oggi a riguardo del modo di pregare. Si pensa molto che la preghiera è un appagamento, una soddisfazione. Ecco, questa è già un errore, perché la preghiera non è un appagamento. Tant'è vero che con questo concetto siamo arrivati anche a pregare nella messa ballando. Si parla della preghiera del corpo, la preghiera con il corpo. Se è per questo, allora andatevi a studiare i 9 modi di pregare di San Domenico di Guzman, che sono decisamente più cattolici. E qui si fa riferimento, questi gruppi fanno riferimento ai salmi di Davide, no? Che si balla il tamburello, tumpe tumpe tumpe, ecco, oppure danze stile orientale. Non è così, questa non è la preghiera cattolica, ci dispiace, non è la preghiera cattolica, sia ben chiaro. Che poi certi canti, balli, danze, eccetera, si facciano magari andando in processione, dopo una processione, che ne so, verso un santuario, inventate voi, comunque al di fuori del culto della messa, al di fuori della sacralità liturgica, fate, non c'è problema, ogni gruppo faccia quello che vuole. Però non confondiamo capri e cavoli, nel senso che la preghiera cattolica è un'altra cosa. Tant'è vero che quando Gesù ci insegna a pregare, fateci caso, non cita mai questi salmi di Davide. Gesù instaura un modo di pregare completamente diverso, nuovo. Allora c'è questo tentativo di prendere, prelevare dall'Antico Testamento quello che piace, quello che fa comodo, quello insomma, però non si vanno a guardare certi particolari. E anzi, per esempio, basta prendere la mistica cattolica, che purtroppo questa pastorale ha fatto completamente fuori. E c'è purtroppo una pastorale da 50 anni a questa parte che parla di una salvezza collettiva nelle comunità. Scusate, non ci stiamo allargando, fa parte del problema. Non è così, perché la salvezza è fondamentalmente un fattore individuale di relazione tra me e Dio, tra te e Dio. Chiaro? L'aspetto comunitario serve per due motivi. Uno, la comunità. Basta leggere gli Atti e tutti gli insegnamenti dati da Paolo. Ma perché? Perché attraverso le comunità crescano le vocazioni. Si sviluppino le vocazioni, persone che prenderanno altre strade. Il concetto di comunità che invece sta prendendo piede è quello delle sette, è quello dei movimenti, è quello dei gruppi. Facciamo un esempio. Adesso, per la Pentecoste, da qualche anno, in San Pietro vanno solo un gruppo, un movimento. Perché? Perché vanta di avere come prerogativa lo Spirito Santo e tutti gli altri si aggregano. La vigilia di Pentecoste è qualcosa che riguarda tutta la Chiesa, non un movimento che fa adepti e che prega in un certo modo. E che se tu non preghi in quel modo, non hai lo Spirito Santo. L'abbiamo sentito con le nostre orecchie, eh? Non stiamo inventando nulla. Vedete che diciamo il peccato e non il peccatore, lasciamo perdere.
Però questo è un errore. Cosa c'entra questo con la preghiera? E beh, caspiterina, certo che c'entra, perché la preghiera che Gesù ci ha insegnato conteneva quel termine che adesso hanno cancellato, hanno abolito, hanno cambiato, non abbandonarci alla tentazione, che non significa niente. Mentre invece il non indurci, da il non inducas, detto appunto da San Girolamo, che l'ha tradotto dal greco, che era già stato tradotto a sua volta dall'aramaico, è quella, e per 2000 anni, scusate, ci ha funzionato, ma è quello perché? Perché Gesù viene introdotto dove? Nel deserto. La preghiera di aridità, cominciamola bene questo concetto, la preghiera di aridità spirituale è un buon segnale. Sì, è un buon segnale. Basta solo mettere dei paletti e dei puntini sulle i. La preghiera deve essere quindi il concetto, quel ritirarsi, appartarsi. Gesù si appartava per pregare. Gesù, 40 giorni nel deserto, no? La Pentecoste, scusate, la Quaresima, pregava e digiunava. Gesù viene consolato alla fine di questo percorso. La consolazione arriva alla fine del percorso. Non si prega per sentirsi appagati, soddisfatti. In questo pregare noi riceviamo le sferzate del demonio. Eh sì. In questo essere tentati nel deserto, noi veniamo però forgiati, scuoiati, come dice appunto il Salmo Forte, con l'azione di Maria e il rosario di Maria in noi, ci scuoia. Ma cosa dice la Vergine Santa Fatima a tre bambini? Volete sacrificarvi? In mezzo c'è il rosario. Il rosario è un sacrificio. Quindi è un attraversamento in questo deserto. Non sono i balli e canti comunitari. Vedete in che cosa è stata trasformata la messa? Se noi impariamo invece il concetto della preghiera cattolica che Gesù ci ha insegnato, noi entriamo all'interno anche della messa con una partecipazione più vera, in ginocchio, comprendendo bene quello che sta facendo il sacerdote, che ci sta mettendo noi, ognuno di noi, su quella patena, insieme a Gesù, ostia santa, e la offre al Padre. L'offertorio è stato trasformato in che cosa anche qui? No, in un battimano. No, in un circolo vizioso di un dare, avere, di fare, e addirittura il nostro sacrificio. No, l'offertorio è una preparazione al sacrificio di Cristo al Padre. Questa è la messa antica. C'è stato un ribaltamento, però questo è importante saperlo per il concetto di pregare. Quindi nell'aridità, ecco perché poi, se non capiamo queste cose, alla messa ci si va svogliati, oppure non ci si va proprio più, perché che ci vado a fare? È vero questo, ma che ci vado a fare? Ecco perché noi consigliamo messe un po' più appartate, un po' più silenziose, quelle della sera, che sono un pochino più, e ci mettiamo in ginocchio, stiamo lì e preghiamo, e ci uniamo al sacerdote che prega per noi. Anche se non ci va, anche se sentiamo aridità, anche se non ci piace. Quindi unirsi alla sofferenza del mondo, cioè noi siamo chiamati a vivere di Dio in un mondo senza Dio. Eh sì, quindi siamo soli. Le comunità servono certamente per allentare un po' la morsa. Che noi avremo un grosso problema senza la comunità, innanzitutto per la questione dei sacramenti, della messa, dove andremo, eccetera, eccetera, ma anche un concetto di conoscerci fra di noi, che siamo fratelli e sorelle. Eh sì. E
E poi ci sono tutte le altre persone, i malati, che non possono venire ma fanno parte della comunità e stanno pregando per noi, si stanno unendo con noi. Quindi in quell'aridità, in quel momento di aridità, noi possiamo, dobbiamo unirci con gli altri. Vedete il sacrificio? È un sacrificio. E resistere nella preghiera. Anche perché poi c'è il passaggio bellissimo. Resistere e pensare, inserirsi con la mente all'interno del sepolcro di Gesù, quando Gesù viene sepolto. In quel momento dire: senti Gesù, io non ci sto capendo più niente. Io mi metto in quest'angolino, aspetto la tua luce. Vedete che sacrificio che dobbiamo fare. È un sacrificio, continuo a ripeterlo, è un sacrificio per imboccare la strada della santità e superare le prove come le hanno superate tutti i santi. Quindi stiamo bene attenti perché è evidente, l'aridità dello spirito non è però assenza del Signore. Vi ricordate Santa Caterina da Siena? Gesù, dove eri? Ero in fondo al tuo cuore, se no tu quella battaglia spirituale non l'avresti vinta. Chiaro? Però noi non siamo consapevoli in quel momento, è tutto oscurato, e non siamo consapevoli di questa presenza del Signore. Ecco il sacrificio che dobbiamo fare, superare questo ostacolo, credendo nelle parole di Gesù ai santi. Lui c'è. E Signore, io ti offro quello che posso. Guarda, proprio non mi va, ma lo faccio, anzi mi metto pure in ginocchio. Quindi manca questa consapevolezza di questa presenza e quindi non sentendo questa presenza del Signore non ci sentiamo più in pace. La pace nel cuore si avverte in un modo molto limitato, che però non coinvolge tutta la persona, coinvolge una parte di noi. Quindi c'è anche l'aridità che l'anima avverte un po' sì della presenza del Signore, ma subentrano le tentazioni dello spirito e della carne, perché poi ogni tentazione è diversa, ogni soggetto risponderà e avrà in modo diverso queste tentazioni. Ecco perché parliamo di una pastorale subdola, di questo salvarsi comunitariamente, cioè se tu entri in un certe comunità. No, no, no. Ci si salva individualmente. Poi certo in paradiso non si va da soli e all'inferno non si va da soli. Saremo sempre in ottima compagnia, sia sopra che sotto. Però noi abbiamo bisogno di questo rapporto individuale con Dio, perché è Dio che si relaziona a ognuno di noi. Maria si relaziona con ognuno di noi. Ognuno di noi deve entrare individualmente nel suo cuore immacolato. Stiamo bene attenti a questo concetto di comunità che sta smembrando la messa. Anche altri pensieri, va bene, lasciamo perdere, fermiamoci alla preghiera. Ecco, quando la ragione entra nell'aridità è pericoloso, perché quando cominciamo a ragionare, nei nostri ragionamenti si inserisce Satana. Per cui molto facilmente cadiamo nei pericoli che lui ci presenta. Allora, non dobbiamo farci certe domande. Quali sono? Quelle un po' di provocazione, quelle un po' io non sento più nulla. Vuol dire allora che è tutto inutile. La preghiera non serve a niente. È meglio che vado a pregare insieme a Tizio, Caio e Sempronio. Ma che bello, io lì mi sono sentita pagata. Ecco, sono campanelli d'allarme. Non dobbiamo far entrare questi ragionamenti, li dobbiamo, se arrivano, farli, lasciarli immediatamente fuori, perché questi sono di Satana. Guardate che l'autore di quello che stiamo dicendo si chiamava Pietro
Don Pierino, adesso non mi ricordo il cognome, ve lo diciamo alla fine, ma era un figlio spirituale di Padre Pio, che ha riportato nei quaderni questi ragionamenti, ma noi vi metteremo il link perché sono molto belli da leggere e meditare. Quindi, se l'anima è umile nella aridità, percepisce subito la presenza di Satana. È vero che non avverte che il Signore, cioè no, non sta lì e non pensa che il Signore se n'è andato. Sa che Gesù c'è. Ecco l'umiltà. Cosa vuoi da me, Signore? E fermiamoci lì. Non facciamo altri ragionamenti. Quindi si avvertono anche le tentazioni, ma si percepisce qualcosa che ci vuole aiutare a tirarci fuori. C'è una certa vocina che ci dice qualche cosa ed è quella che bisogna perseguire. Uno dice sì, tu la fai facile, stai facendo teoria. No, innanzitutto vi assicuriamo che questa è pratica perché ci siamo passati anche noi. Secondo, perché ci confrontiamo con dei sacerdoti. Terzo, perché vi consigliamo di frequentare sacerdoti. Andate, parlate con loro. Quando si ha questa aridità, non abbiate vergogna o paura o di dire, padre, sì. Guardi, questa settimana proprio non ce l'ho fatta, è stato uno schifo tremendo. Aridità, noia, apatia, io non ci sono riuscita. Ma io voglio uscire da questa situazione, che posso fare? Chiaro? Quindi ascoltiamo anche buoni consigli. Però vi consigliamo una cosa. Non andate però da sacerdoti che fanno messe con balli e ballette. Perché balli e balletti significa che questo sacerdote, che balla pure lui magari o batte le mani, sta già su una strada attraverso la quale non può consigliare niente. Quindi cercatevi un sacerdote che celebri la messa come la Chiesa comanda. E non è facile, lo so, voi pensate Santa Faustina Kowalska ha cambiato ben 10 confessori prima di trovare quello giusto. E perché? Glielo dice Gesù, per metterti alla prova. Per metterti alla prova. Quindi stiamo attenti a questo insulto di Satana che approfitta per farci cadere, che tutto è inutile, appunto che non siamo graditi, no? Che siamo addirittura di impiccio. Che abbiamo addirittura sbagliato posto. È meglio che io non dia questo fastidio, è meglio che io non vada là, ma sì, ma è meglio, ma che lo vada a dire a fare al prete, ma che vuoi, queste cose non sono da confessarsi, ma che vuoi, prego più tardi, così si è arrivati a mezzanotte e non si è pregato, oppure si fa, del figlio Spirito Santo. Vi ricordate, Santa Giacinta di Fatima, 8 anni, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, la Madonna che le dice, no, figliola mia, non si prega così. Cioè, c'è tutta una serie di cose che bisogna stare attenti, ma il Signore ce lo dice. La preghiera di aridità è un sacrificio che Gesù, tra l'altro, ci dimostra dove? Nel Getsemani. A parte prima ve l'abbiamo detto, quando viene tentato, quando i 40 giorni che si ritira per pregare, poi nel Getsemani, sì? Lui suda sangue e dà quel consiglio agli apostoli, no? Ma che fate? State a dormire? Non siete stati capaci di vegliare neppure un'ora? Vegliate, pregate per non cadere in tentazioni. E poi la preghiera che ci insegna, no? Del Padre nostro, e poi sulla croce. Sulla croce Gesù sperimenta, stiamo attenti ai termini, non che lui fosse arido, non che il suo cuore fosse arido, state attenti. Gesù era perfetto, Gesù il suo cuore immacolato, puro, santo, sacratissimo, no? Che viene offerto per noi. Gesù non era arido,
in quella preghiera al Padre sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato, ma sta patendo per noi la nostra aridità. Sente, subisce gli effetti della nostra aridità. Quel Dio mio, perché mi hai abbandonato. Gesù lo prende e ci fa vedere come superarlo. Eccomi, sto qui in croce, aspetto che finisca tutto. Tutto è compiuto. Sto con Maria perché ci consegna la madre e a noi ci consegna, a Maria. Quindi, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sì, ma adesso io ho Maria, ci ha consegnato Maria. Monsignor Fulton Sheen mette insieme le due preghiere, no? Le due parole di Gesù tra le sette, quella appunto di Dio mio perché mi hai abbandonato e poi ci dona Maria. Pensiamoci. E Maria ci dona il rosario. Quindi abbiamo il modo per uscirne fuori. Vedete, noi siamo un po' tutti come il buon ladrone. Sulla croce, perché la croce ce la siamo meritata, quella condanna noi ce la siamo meritata, perché nessuno è senza peccato, nessuno può dire sono senza peccato, solo Maria. E quindi noi siamo in una condizione con Gesù in croce che abbiamo meritato tutto questo, però riconosciamo Gesù che non l'ha meritato, Gesù è il nostro Salvatore. Noi riconosciamo che senza Gesù non possiamo fare nulla. Noi riconosciamo quello che Gesù ha detto: io sono la via, senza di me non potete fare nulla. Noi riconosciamo che solo Gesù può dire una parola buona per noi. E allora gli diciamo: Maestro, Gesù, Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Eccola, eccola l'uscita fuori dalla preghiera arida che si paga con la sofferenza. Ecco, l'uscire fuori, oggi stesso sarai con me in paradiso. Questo è quello che dobbiamo sentirci dire tutti quanti noi. Finita la preghiera, finito il tempo dell'aridità, ma i tempi noi non li conosciamo, non sappiamo. Pensate quelle ore quanto sono state interminabili, ma anche per lo stesso ladrone, poraccio. Poraccio, ecco, vedete, noi diciamo poraccio, ma se l'era meritato. Lui non sta lì a giustificarsi, non sta a dire: Gesù, sto a soffrire come te, soffro come te. Ci facciamo un balletto? Davide ballava, perché non ci fate un balletto qua sotto? Eccola come l'hanno trasformata la messa. La messa invece è tutto questo, è il Calvario, l'abbiamo detto. Quindi può subentrare nella nostra preghiera personale. Personale nel senso che facciamo in determinati momenti della giornata questi atteggiamenti dell'anima. Vinciamoli subito. I tempi non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Anche questo è un atto di fede. Anche questo è un atto di fede. Però possiamo vincere. Dobbiamo vincere. Quindi stiamo attenti come pregare, l'abbiamo detto. Qual è il valore della preghiera? Beh, Gesù ce l'ha insegnato, la Chiesa stessa c'è tutto un bel capitolo, ma lo faremo dalla lettura del Padre Dragone oppure dal Concilio Tridentino, vediamo un po', perché ci sono elementi, addirittura la preghiera è inserita nel Catechismo per la sua importanza di essere cattolica. A conclusione, vi leggiamo una cosa che non è proprio fuori. E la Nuova Bussola ha pubblicato. E l'Alexio che ha fatto il cardinale Müller sulla preghiera e dice a un certo punto anche l'Islam conosce la fede dell'unico Dio. Però essa è intesa come fede naturale nell'esistenza di un Dio creatore. Questo è quello che abbiamo detto in diverse occasioni anche noi e che stiamo facendo anche con il Catechismo Tridentino, che già lo insegnava, eh? Cioè, non come fede, quale virtù infusa con speranza e amore che ci rende partecipi della vita di Dio. Cioè, il Dio in cui credono i musulmani, l'Islam, non è un Dio che si relaziona. È fermo,
il concetto al Dio creatore. Ma in termini naturali, l'abbiamo detto, questo è l'aspetto giusto in termini naturali. Certo che abbiamo un Dio creatore. I buddhisti non sono stati creati da Buddha. L'Islam non è stato creato dal suo Allah, che poi significa Dio in arabo. Il problema è il concetto di Dio, e così che ne so. Non è che ogni religione ha un suo Dio che l'ha creato. Il cristianesimo è forse uno degli aspetti, attenzione, positivi di questo tempo, di quello che sta emergendo forse anche un po' forzatamente, grazie anche a chi contrasta il certo ecumenismo ed ecumania, dialogo interreligioso, sincretismo religioso. C'è invece questo aspetto, il concetto del Dio unico in termini naturali. Ebbene che emerga, perché abbiamo un solo Dio. Non è che l'ateo, perché ateo, è stato creato da qualcos'altro. Anche se dice che di discendere dalla scimmia, la scimmia da qualche parte è arrivata, non è piovuta dal cielo. Allora, questo è importante, perché invece il nostro Dio, dice appunto il cardinale Müller, attenzione, non possiamo pregare come e con i musulmani, perché la loro fede in Dio e la sua autorivelazione non è solo diversa dalla fede cristiana in Dio, ma addirittura ne nega la formula trinitaria. Perché qui poi subentra il Corano. Cosa dice il Corano? Il Corano nega che Gesù Cristo è figlio di Dio. Voi pensate, nei famosi 99 nomi di Allah manca quello di padre. Perché? Perché per loro è inaccettabile che Dio onnipotente abbia un figlio. Ecco fatta fuori la Santissima Trinità. Ecco perché è sbagliato il documento firmato ad Abu Dhabi. Perché è stato in quel documento Gesù è completamente scomparso. C'è l'idea di questo Dio unico, creatore di tutti e poi della fratellanza universale. E no, perché per usare il termine fratellanza noi dobbiamo usare Gesù Cristo. È Lui che ci rende fratelli. Infatti, dice appunto la questione delle. Di conseguenza, i fedeli dell'Islam non sono figli adottivi di Dio, parole del cardinale Müller. Quello che stiamo dicendo da tempo anche noi, per mezzo della grazia di Cristo, ma sono solo suoi sudditi. Islam cosa vuol dire? Sottomissione. Il cristianesimo che cos'è? Relazione, discepolato. Ci relazioniamo con Cristo. Quindi possono pregare soltanto un Dio lontano, sottomettendosi alla sua volontà, come però a un destino ignoto. E il loro paradiso, lasciamolo perdere perché è un'orgia. Il loro paradiso è un'orgia. Infatti, qui sulla terra loro perché trattano male le donne? La donna. Perché in paradiso, soprattutto quelli violenti, quelli che avranno sottomesso la donna, sottomesso la donna, riceveranno l'harem, in paradiso. Quindi la loro preghiera, scusate, vedete, non è un allargarsi, ma fa parte, perché è il modo poi di pregare. La loro preghiera esprime la cieca subordinazione al volere dominante di Dio, che però questo è spiegato nel Corano ed è un Dio che, rinnegando la Trinità, quindi è già incompatibile in partenza, predica l'uccisione, la sottomissione dei cristiani. Il Corano è molto violento. Il cristiano invece prega, dice Müller, che sia fatta la volontà di Dio, una volontà che compiamo in piena libertà, che non ci rende schiavi,
ma figli liberi di Dio. Ci relaziona. Cristo viene in me se io gli spalanco le porte. Eccola la preghiera. E nel momento dell'aridità, ecco, tutte le altre religioni poi non hanno relazioni proprio, no? Inutile che stiamo a fare adesso il discorso. Potremmo fare un piccolo video però per farvi capire la differenza delle religioni. Ora ci fermiamo qui perché non vogliamo tediarvi. Avete capito bene? Non preoccupatevi se avete noia, stanchezza, aridità, ma non coltivate i rimorsi, non coltivate ragionamenti strani, fermatevi, pregate, anche a cantilena, pregate, fate il vostro dovere, che non è a pagamento, il vostro sacrificio, facciamo il nostro sacrificio, preghiamo quel rosario, facciamo quei salmi, chi fa il breviario, eccetera. E aspettiamo, affidiamo tutto a Gesù attraverso il cuore immacolato di Maria. Va bene? Vedrete che i risultati arriveranno. Parola, veramente, parola di Dio perché l'ha detto lui e ce lo ha dimostrato con i santi, attraverso l'insegnamento dei santi. Quindi è necessario adesso arrivare a una conclusione. Allora, consigli. Noi non possiamo dare chissà che tipo di consigli. Vi abbiamo già detto, cercate un sacerdote, non scoraggiatevi, perché, per esempio, l'abbiamo già detto, Santa Faustina Kowalska dovette attendere ben 10 confessori prima di trovare quello giusto. Però non si è mai scoraggiata e quindi questo ci deve aiutare. Consigli, state attenti ai libri che leggete. Sì. State attenti ai libri che leggete. Paul Coelho, tutti questi spiritualismi, avevamo accennato appunto a Padre François d'Hermine che spiega benissimo la questione della preghiera orientale. Enza Pasquali ha messo un bel video, andatevelo a vedere, ad ascoltare. E quindi stiamo attenti. Noi abbiamo la cultura cattolica, abbiamo la medaglia miracolosa. Perché la Madonna ci ha detto di metterla al collo? Non è superstizione, l'ha detto Maria di metterla al collo. Perché abbiamo, ci ha dato proprio l'arma, la corona. Abbiamo fatto anche il video, state attenti appunto alle catene di Sant'Antonio, cioè state attenti perché pregare sembra scontato, non è tutto. State quindi attenti perché nella rete offrono tanto. Nell'altro video sul rosario abbiamo spiegato che ci sono queste catene di Sant'Antonio, spezzatele, spezzatele, perché non fanno assolutamente bene. Questo passarsi questi messaggini di cuoricini, di cose, non è quello pregare. Allora, c'è un solo rimedio che dà forza per sostenere questa battaglia della preghiera vera, come Gesù ci ha insegnato e come i santi ci dimostrano. Noi si parte da, abbiamo detto, da una relazione. Dio è amore, ma Dio è anche relazione. Noi non stiamo parlando di un Dio generico, di energie, di onde. Noi stiamo parlando delle tre persone santissime della Trinità, un solo Dio che è talmente amore da essersi fatto conoscere Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, Santa Teresa, vi ricordate, no? D'Avila diceva Dio solo basta, c'è una bellissima poesia che è diventata anche un canto, Dio solo basta, nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta. Vi ricordate San Paolo, no? Che c'ha questa spina nel fianco, prega il Signore di togliergliela e Gesù cosa gli dice? Ti basta.
ti basti la mia grazia. Tienitela quella spina, te la tieni quella croce. Perché la preghiera che Gesù ci ha insegnato, quel fare la sua volontà, quel pagare quei debiti, ma noi pensiamo che debiti che ha pagato a noi Gesù sulla croce. Quindi la preghiera nostra è: l'anima mia ha sete di te del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Questo è il Salmo 42. Quindi quando più noi sentiamo questo abbandono di Dio, questa cosa, ricordiamoci il Salmo, non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Cioè tu stesso, io lo so, ti muoverai a compassione, e al momento che tu hai stabilito mi renderai la luce. Questa è la preghiera del cattolico. È una battaglia, la preghiera è una battaglia, è per affrontare le battaglie. Quindi ci sono i frutti della notte oscura dell'anima se noi appunto la superiamo. Questo è uno spogliamento, cioè la preghiera serve a noi per spogliarci di tutto ciò che era inutile. San Francesco di Sales, per esempio, ha fatto la vita devota, forse la leggeremo, molto bella. Quindi attenti ai libri che leggiamo, preferiamo i libri dei santi. Guardate che ne stanno veramente, dobbiamo ringraziare la Divina Provvidenza, perché c'è un proliferare di libretti di santi. Ci bastino quelli. Sono libri spirituali. Ecco, per esempio, parlare a Dio della propria aridità. Vi ricordate, qui è bello che fa l'esempio della cananea, no? Se ti capita di non provare alcuna attrattiva, stai attento, confessa la tua indignità e pregalo di aiutarti. Bacia il crocifisso, bacia le sue immagini, rivolgigli le parole di Giacobbe: io non ti lascio, Signore, finché tu non mi abbia benedetto. O quella della cananea: sì, Signore, io sono un cane davanti a te, non merito nulla, ma i cani mangiano le briciole che cadono dalla tavola del padrone. È questa la fede che salva la cananea. E il Signore che vuole questo. Eh sì, ma perché noi dobbiamo ragionare cosa è costato a Lui salvarci. Noi invece preghiamo pensando di avere diritti. Si prega per avere i diritti, per avere le grazie. Ma noi pregare per ringraziare Dio di quello che ha fatto per noi e piegare le ginocchia sui ceci, siamo molto resti. Quindi leggere appunto questi libri spirituali, stiamo attenti ai libri che leggiamo, perché non sono affatto tutti uguali e che aiutano. Ripetiamo, affidatevi ai santi, affidatevi ai santi. Noi abbiamo fatto una pagina di download nel sito di Cooperatores Veritatis, dove troverete anche dei libri belli da leggere, da meditare e per aiutarci nella preghiera. E quindi perseverare con fede. E non c'è altra strada, e non dobbiamo andarcene, al contrario, come abbiamo detto fino adesso, no? Dobbiamo rimanere lì davanti alla somma bontà con un contegno devoto, sereno ed umile, piegando le ginocchia. Egli gradirà molto la nostra pazienza e noterà la nostra fedeltà e la nostra perseveranza, e quando ritorneremo davanti a Lui ci favorirà e si fermerà con noi con le sue consolazioni. Eccole le consolazioni che verranno dopo, facendoci assaporare tutto il fascino di questa preghiera. Ma anche se non dovesse farlo, accontentiamoci. Vedete, anche se non dovesse farlo, noi non possiamo vantare alcun diritto nei confronti di Dio. La preghiera è l'aridità e la notte oscura dell'anima. Questo essere introdotti
nel deserto, indotti nel deserto per essere tentati, serve proprio a smascherare la superbia che abbiamo ereditato col peccato originale. La presunzione di poter vantare diritti davanti a Dio. Questo fu il peccato di Adamo ed Eva, vantare dei diritti. Quindi certo che mo la paghiamo cara, però è venuto lui, c'è Maria. Vi ricordate, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato, però il Signore ci dà al tempo stesso la madre. Quindi anche se non dovessi accontentarci in cose che noi chiediamo, non importa. Fidiamoci. Perché c'è il famoso detto, se Dio chiude una porta è per spalancare un portone. Leggetevi gli esempi e i racconti dei santi. Va bene? Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E preghiamo l'angelo custode. Angelo di Dio che sei il mio custode, illuminami, custodiscimi, regge, governami a te, governami a te, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Laudetur Jesus Christus. Ave Maria. Grazie.